Ciao a tutti ragazzi, io sono sempre Luisa e benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo una bella carrellata di testimonianze inerenti subliminali e l'aspetto fisico. Come la legge degli assunti e la legge dell'attrazione possono modificare l'aspetto fisico attraverso i subliminali. In questo caso a fine video vi lascerò proprio appunto una carrellata, un collage di screenshot delle vostre testimonianze per quanto riguarda i miei subliminali del canale e personalizzati. Prima di iniziare, però, facciamo una riflessione generica sui subliminali, su come fanno a cambiare, diciamo, l'aspetto fisico e sul perché bisognerebbe dar loro una possibilità e non essere scettici a prescindere. Prima di fare anche questo, io ti ricordo che potrai iscriverti al canale e attivare la campanella così da essere informato su tutti i video che pubblico. Trovi tutti i riferimenti social, Facebook, Instagram in descrizione, il sito, l'email per richiedere gli audio personalizzati, le consulenze, eccetera, trovi tutto in descrizione al video. Allora, innanzitutto ci tengo a dire questa cosa: qui non vogliamo convincere nessuno. Se tu non credi che un subliminale o delle affermazioni possano modificare il tuo corpo, sei liberissimo di farlo, assolutamente. Io ti consiglio, però, se sei curioso, di leggere un libro che è The Placebo Effect di Joe Dispenza. Si scrive proprio The Placebo Effect di Joe Dispenza, che è non solo un autore, ecco, che tratta di legge dell'attrazione, ma è un medico. E secondo me questo libro è molto interessante perché spiega, ecco, anche con degli esperimenti, con delle, diciamo, dimostrazioni proprio pratiche, il come le nostre credenze possono influenzare il nostro corpo e a volte anche la nostra salute, anche se noi non parleremo di questo in questo video. Vi consiglio piuttosto che ascoltare me o qualcun altro, leggere questo libro che vi porta proprio delle testimonianze, degli esperimenti, così da capire anche meglio a livello logico come può funzionare. Io però, guarda, ti darei una dimostrazione molto più blanda del fatto che una credenza possa influenzare il fisico. Tu devi pensare che alla base di ogni reazione chimica che avviene nel nostro corpo, alla base di ogni azione generica che avviene nel nostro corpo, un movimento di un organo, la produzione di una sostanza, eccetera, eccetera, c'è il nostro cervello, no? A seconda, cioè a seguito di stimoli esterni e interni, il nostro cervello reagisce e comanda un'azione, ecco, alle nostre cellule, dove magari abbiamo paura e quindi il nostro corpo si comporta di conseguenza. Noi ricordiamo un qualcosa che ci ha fatto stare male, il nostro corpo, ecco, si comporta di conseguenza. Facciamo un ricordo, ecco, imbarazzante o passionale, che ne so, iniziamo a sudare, oppure pensiamo a qualcosa di brutto che ci fa paura, magari iniziamo a tremare. Il fatto che la nostra mente influenzi il nostro corpo è ovvio, è, come dire, provato scientificamente. Il fatto che addirittura il nostro corpo reagisca anche male allo stress e ai pensieri, anche quello è provato scientificamente, esistono le ulcere da stress. Quindi ecco, io ti consiglio di riflettere su questa considerazione banalissima, ovvero il fatto che il nostro cervello e la nostra mente, che comunque è parte, per così dire, del nostro cervello, possono influenzare tantissimo il nostro corpo. E so che è incredibile pensare che il nostro corpo, magari che da adulti, possa cambiare, però ecco, ti consiglio di leggere le numerose testimonianze non solo lasciate sotto i miei video, ma in generale testimonianze sui subliminali fatti in tutto il mondo o sulle affermazioni di, che ne so, guardare documentari su questa cosa. C'è un documentario che parla, però ne parla più dal punto di vista della salute, che se non erro si chiama Heal, praticamente. E ce ne sono tanti, insomma. Io ti consiglio di base di leggere il libro che ti ho detto prima, di leggere testimonianze in lingua inglese, italiana, così, e di sperimentare. Detto ciò, io ti lascio a questa carrellata di foto. Se hai qualche testimonianza, lasciamela nei commenti. Un bacione.